Dottoressa Di Renzo, quando iniziare a fare i primi controlli per rendersi conto, penso magari anche ai ragazzi, se una donna è portatrice della sindrome normal weight obese? Sì, per evidenziare la sindrome normal weight obese è importante iniziare in età precoce, quindi più è precoce la valutazione, prima ci rendiamo conto. Devo dire che dati recenti ci evidenziano la presenza di normal weight obese anche nelle bambine nella fascia di età tra i 10 e i 16 anni, laddove possiamo valutare anche la presenza concomitante o l'assenza di una sindrome metabolica, quindi andare a valutare meglio le alterazioni metaboliche. Questo perché la sindrome deve tenere co si, si compone di diversi aspetti, quindi è possibile misurare una percentuale di massa grassa elevata anche prima, intorno ai 6 e 10 anni, però per una valutazione più puntuale è meglio aspettare l'età della pubertà. Però l'importanza di tutto quello che sarà poi lo sviluppo eventuale di un'obesità che dipende dalla valutazione non solo della composizione corporea, ma anche della percentuale di massa grassa e dalla valutazione dello stile di vita del bambino, diciamo che ce ne dobbiamo preoccupare già con la mamma dal momento della gravidanza, perché in funzione di quella che è la stato nutrizionale della madre, del suo peso, della sua alimentazione, potremmo già in quel momento influenzare l'espressione di una serie di geni che poi porteranno nell'età adulta a sviluppare patologie cardiometaboliche legate all'obesità.